Non tutti sanno che più del 30% dei rifiuti che finiscono in discarica sono avanzi di cucina. Oltre 4.000 sono le tonnellate di cibo che vanno sprecate. Per dare un nuovo senso a quel che resta nel piatto, il Centro di Educazione Ambientale della provincia di Savona ha lanciato l'iniziativa Una ricetta al giorno toglie rifiuti di torno. Bisogna iniziare a guardare molto attentamente ciò che noi consideriamo rifiuto e ricordarci che forse il rifiuto non è. Questo è il primo vero concetto che dobbiamo imparare, l'educazione che con questa iniziativa noi vogliamo trasmettere, vogliamo dare, è che quando guardiamo il materiale che abbiamo in cucina, quando mangiamo, ma anche nella vita di tutti i giorni, prima di considerarla un rifiuto, dobbiamo guardarla attentamente e vedere se possiamo avere un riutilizzo in casa. Una ricetta al giorno toglie rifiuti di torno è un concorso per gli amanti della buona cucina e dell'ambiente. La sfida era semplice, inventare e proporre delle accattivanti ricette di cucina realizzate con gli avanzi dei pasti. Unica regola, abbondare di fantasia. Lo chef Stella Michelin, Giuseppe Richebuono, ha scelto per noi le tre ricette vincitrici del concorso. Le conserve di panettone recuperato di Paola Uberti, le frittelle di Nonna Filomena di Peirano Filicina ed il riso verde di Elisabetta Pantusa. Una ricetta è stata scelta per la tradizione, perché appunto il riutilizzo del riso bollito e poi riutilizzato il giorno dopo. Un'altra ricetta che è stata scelta perché è stato utilizzato non il fiore, prima è stata utilizzata la pianta che quando ha finito il suo ciclo produttivo, anziché essere buttata, è stata utilizzata per fare questa ricetta. La terza ricetta scelta è stata scelta per la creatività. Secondo il mio giudizio è riutilizzare un panettone e trasformarlo in crema, quindi in una conserva che poi venga utilizzata nell'inverno, secondo me ha comunque un'originalità molto, molto forte. La mia ricetta è nata sotto le feste di Natale, ovviamente, quando la necessità di recuperare tutti gli avanzi è imperante. E il panettone recuperato, che viene ammollato con latte e rum, viene aggiunta della scorza di limone per dare profumo, il tutto cotto come fosse una tradizionale confettura, poi invasato, sterilizzato e conservato. Ho pensato un modo di recuperare il panettone che andasse al di là dei soliti dolci simili al tiramisù piuttosto che alla zuppa inglese, quindi ho pensato di realizzare una sorta di confettura che poi in realtà non è una conserva perché non c'è presenza di frutta, che devo dire ha avuto un risultato insomma positivo e piaciuto. Questa è una ricetta che mi ha suggerito nonna Giovanna ed è molto semplice, un riso verde e gli ingredienti sono la patata, il pomodoro, la cipolla, la zucchina e questo tubero sfilacciato dalla base verso fino in fondo, tagliati a pezzettoni, più o meno 20 minuti, una mezz'oretta, si frulla tutto, si mette il riso e si allunga con il brodo fino insomma a cottura del riso. Nella mia famiglia sì, generalmente è abitudine riciclare gli avanzi del pranzo, della cena, senza buttare assolutamente via nulla finché è commestibile. Siccome noi gente di campagna avevamo la mucca e mia mamma cuoceva molto riso e latte, noi mangiavamo riso e latte, ne preparava un pochino di più e il riso che avanzava il giorno dopo, quando era freddo si intende, aggiungeva un uovo, una mela tagliata a pezzettini e un po' di farina per amalgamare il tutto. Poi metteva un po' d'olio nella pentola e le friggeva. La nonna Filomena era mia mamma, perché una volta per necessità quando io ero bambina, e così è diventata un'abitudine e noi facciamo, ricicliamo tutto in famiglia.